un impegno importante fatto di attività in favore della popolazione, un'attività che abbiamo ribattezzato di gemellaggio con le singole frazioni delle comunità colpite. Ed è un'attività molto importante che sta dando i suoi frutti e un ritorno, diciamo, decisamente rilevante anche per l'attività dei volontari stessi. La popolazione si sente quantomeno accudita, non si sente sola, e il volontario di protezione civile, che si contraddistingue sempre per il suo spirito, per la sua generosità, riesce anche non solo a portare delle cose materiali, ma solo anche ad essere un'ottima persona che scambia con questa popolazione due parole, due considerazioni, creando dei legami molto forti che, come ci hanno insegnato le esperienze di emergenze precedenti, purtroppo però creano dei legami fortissimi fra le associazioni e le popolazioni colpite. E naturalmente questo fa sì che anche che ci sia un'altra cosa importante che ci riguarda, che è quello che le associazioni fra di loro entrano in comunità, entrano in commistione fra di loro e insieme riescono a fornire una risposta molto importante. Questo forse è uno degli aspetti più rilevanti per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la gestione. Di solito si tende sempre a schematizzare che le associazioni fra di loro sono antagoniste, invece non è affatto così, le associazioni stanno collaborando. Il fatto anche di aver creato delle aree di ammassamento soccorritori fa sì che ci siano dei momenti anche conviviali che avvicinano le associazioni. L'altro aspetto assolutamente importante è che i volontari che partecipano a questa attività sono volontari che sono anche preparati e formati, e magari anche sul tema della prevenzione possono dare un supporto importante a queste persone così martoriate da questo sisma.